Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia, molto ampia pagina dedicata all'emergenza Covid nella nostra regione, perché partiamo dal bollettino, perché sono 5.061 di età compresa tra 1 e 99 anni i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo. Degli odierni positivi, 4.355 sono stati identificati attraverso test in antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e porta il bilancio complessivo a 2.648. 393 sono i guariti rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 28.367. Nel totale sono ricompresi anche 16.975 casi riguardanti pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 216 pazienti più 22 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, 23 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 28.128 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il tasso di positività del giorno è pari al 13,26%. Come di consueto vediamo anche le variazioni rispetto a ieri provincia per provincia: 726 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 1859 in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 1236 in provincia di Pescara, 1001 in provincia di Teramo, più 99 per persone che risiedono fuori regione, più 139 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E due neonati positivi al Covid sono ricoverati nella terapia intensiva neonatale di Pescara. Ai nostri microfoni il direttore del reparto, Susanna Di Valerio, fa un appello alle donne sull'importanza del vaccino. Paolo Renzetti. Due neonati positivi al Covid-19 sono ricoverati presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Hanno meno di un mese i piccoli pazienti Covid assistiti nel reparto. L'infezione da SARS-CoV-2 non riguarda dunque unicamente la popolazione adulta e anziana, ma anche l'età pediatrica e neonatale. La variante Omicron del Covid ha determinato un aumento importante dei contagi ed una categoria molto esposta alle infezioni, anche quella del tutto priva di immunizzazione, ovvero quella dei neonati. Per questo motivo la dottoressa Susanna Di Valerio, direttore dell'unità operativa complessa di terapia intensiva e neonatologia dell'ASL di Pescara, invita tutti, ma soprattutto le donne in gravidanza e le neomamme, ad aderire alla campagna vaccinale. Vi voglio tranquillizzare perché le condizioni sono assolutamente migliorate. Uno dei due piccoli pazienti ha già sospeso la terapia ventilatoria, l'altro sta assolutamente andando bene, anche se ancora supportato da una minima assistenza ventilatoria. Il primo paziente che adesso è a casa è nato da una donna Covid positiva ed è il primo che vediamo di neonato Covid positivo, perché nella prima pandemia non avevamo avuto questi pazienti. Gli altri due sono arrivati in pronto soccorso per febbre e difficoltà respiratoria. Naturalmente per entrare in reparto c'è la necessità di effettuare un tampone, e il tampone Covid positivo è venuto positivo e quindi sono state messe in atto tutte le cure del caso. Insomma, in questa occasione lei, dottoressa, vuole fare anche un appello alle donne, alle madri, che è quello di vaccinarsi. Assolutamente sì, bisogna che le mamme si vaccinino, la scienza ci ha dato quest'arma che è fondamentale per contrastare il virus e quindi sicuramente la preghiera è quella di vaccinarsi. Stiamo entrando nella fase più complicata, diciamo, di questa pandemia. C'è il rischio, insomma, che questo virus Omicron possa colpire un po' di più anche i bambini e le bambine in tenera età? È evidente di sì. Certo, non è che Pescara, cioè adesso possiamo fare una statistica sui piccoli numeri, però quello che vi posso dire è che nella prima ondata pandemica noi non abbiamo avuto di queste situazioni, non abbiamo avuto neonati ricoverati Covid positivi, invece adesso negli ultimi 15 giorni sono 3 e quindi cominciamo a pensare che qualcosa stia cambiando.
E due gemelli di appena 27 giorni positivi al Covid con sintomi respiratori sono ricoverati da questa mattina in isolamento nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Chieti. Entrambi hanno una difficoltà respiratoria iniziale. I neonatologi dell'unità operativa diretta dal professor Diego Gazzolo li stanno monitorando e assistendo. I neonati sono approdati alla Santissima Annunziata, poiché la mamma ha riscontrato una condizione di marcato malessere e preoccupata si è rivolta al pronto soccorso dove i bambini sono stati presi in carico e sottoposti ai primi accertamenti, a partire dal test per il contagio da Covid-19 che ha dato appunto esito positivo. La valutazione successiva è stata compiuta da neonatologi che hanno riscontrato una sofferenza respiratorio e ritenuto necessario il ricovero in terapia intensiva. Le condizioni dei gemelli sono strettamente monitorate, ma non sembrano per fortuna destare al momento particolare preoccupazione. Il contagio potrebbe essere avvenuto in ambiente domestico, visto che il papà è anch'egli positivo al virus. La famiglia risiede in provincia di Chieti. Farmacie prese d'assalto per tamponi e mascherine FFP2 che su disposizione del governo vengono vendute ad un prezzo calmierato di 75 centesimi. Sono giorni di gran lavoro per le farmacie. Non fa ovviamente eccezione la nostra regione, dove nelle ultime settimane è cresciuto a dismisura il numero di cittadini che per necessità lavorativa o per propria sicurezza si sottopongono al tampone. Ma la situazione attualmente è sotto controllo. Le farmacie sembra che stiano gestendo bene la cosa, c'è un po' di fila, ma riusciamo a contenerla. Gli italiani stanno imparando a fare le file. Ormai fare il tampone è diventata quasi una cosa normale, una cosa quotidiana, possiamo dire. Sì, purtroppo sì. È un'esigenza che in questo momento, con il picco dell'influenza, anche i vaccinati richiedono il tampone. I ragazzi, con tanta sorpresa, noto che vengono a controllarsi spesso per proteggere i nonni, per proteggere comunque le persone più fragili, e questa è stata una bella sorpresa. Il tampone viene fatto e dopo 15 minuti possiamo dare il risultato. È importante far capire che l'attendibilità del risultato è molto alta. Se la finestra di tempo tra il contagio e il momento in cui si fa il tampone è quella giusta, quindi se c'è stato un contatto, fare il tampone dopo un'ora non ha senso, perché l'attendibilità in quel caso è bassa, va aspettato almeno 5 giorni. Mentre da poche ore sono in vendita al prezzo calmierato di 75 centesimi le mascherine FFP2 che stanno pian piano soppiantando le classiche chirurgiche. 75 centesimi a mascherina e parliamo di mascherine FFP2 bianche semplici. Per chiudere, dottoressa Damario, come è cambiato in questo ultimo anno, anzi in questi ultimi 2 anni, il vostro lavoro? È cambiato tutto, perché ci viene richiesto un grande lavoro, oltre che sul pubblico, un grande lavoro dietro di tracciamento, di educazione alle persone, tantissime telefonate per informazioni. Le persone vogliono essere rassicurate, vogliono avere informazioni, quindi è diventato un lavoro totalmente diverso. Verrà riattivato dal prossimo 7 gennaio l'hub vaccinale di Roseto degli Abruzzi. Presso il villaggio Lido d'Abruzzo sarà possibile sottoporsi alla terza dose. Una mossa questa per arginare quanto prima la variante Omicron. Stefano Recanati. Accelerare con la somministrazione della terza dose, necessaria per contenere l'avanzamento della variante Omicron che viaggia a velocità doppia rispetto a tutte le altre fin qui conosciute. Per questo l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, in accordo con la ASL di Teramo, riattiverà a partire da venerdì 7 gennaio l'hub vaccinale presso il villaggio Lido d'Abruzzo. La struttura sarà attiva 2 giorni a settimana per tutto il mese di gennaio, negli orari 9, 13, 14, 30, 18. Durante la prima fase della vaccinazione, l'hub ha inoculato circa 3.500 dosi del siero anti-Covid. Il vaccino messo a disposizione dalla ASL Teramana per le terze dosi sarà del tipo Moderna. I cittadini potranno prenotarsi presso la biblioteca comunale ubicata all'interno della villa comunale.
Una scelta che però tendo e voglio tranquillizzare i miei cittadini, non va a penalizzare quelle che sono le altre azioni di governo, perché oggi è importante essere prudenti, essere attenti allo sviluppo e all'aumento dei casi, ma al tempo stesso la vita va avanti, il commercio va sempre potenziato, tutti i servizi volti alla programmazione della prossima stagione turistica vanno avanti. Insomma, voglio tranquillizzare coloro che possono pensare che la pandemia sia qualcosa da cui non uscire. Ne usciremo più forti, ne usciremo anche grazie a questi strumenti. I 632 casi attivi sul territorio comunale, di conseguenza l'aumento della richiesta di tamponi molecolari, ha indotto il Comune e la ASL a potenziare il servizio di drive test presso l'area dell'autoporto, che passerà dagli attuali 2 giorni alla settimana a tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali festivi. E anche a Spoltore, uno dei maggiori centri della provincia di Pescara, è cresciuto il numero dei positivi. Situazione da monitorare anche in vista della riapertura delle scuole prevista per lunedì prossimo. Siamo in piena emergenza sanitaria, anche a Spoltore, sindaco, ci sono diversi positivi. Qual è la situazione ad oggi? La situazione, diciamo che è allarmante sotto il numero dei tantissimi cittadini positivi, che segue l'onda un po' di tutta l'area metropolitana. Diciamo che nella giornata di ieri mi è arrivato praticamente circa 100 nuovi cittadini positivi. Sono numeri che mai avevamo avuto. Fortunatamente le condizioni sono oggettivamente buone, sono pochi i ricoverati e dicono che sostanzialmente sono anche non vaccinati questi. Ecco, adesso ci stiamo preparando per affrontare il rientro a scuola in sicurezza, faremo degli screening alle nostre scuole, alla nostra popolazione studentesca di circa 1800 studenti. Se questi sono i trend, c'è un rischio forte di questo. Non ci aspettavamo numeri così importanti. Per adesso è stata chiusa la scuola per il 7, quindi diceva, ci sono ulteriori giorni per fare degli screening, però la situazione temo che possa cambiare di giorno in giorno. Noi siamo pronti, siamo sul campo a fare quello che di meglio e di buono c'è per i nostri cittadini. E grazie ai fondi che arriveranno con il PNRR potranno essere realizzati dei progetti che riguardano la residenzialità urbana a Pescara, attraverso i lavori che l'ATER farà partire a breve. L'ATER di Pescara si aggiudica 26 milioni e mezzo di euro, di 46 disposti dal governo per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in riferimento agli obiettivi di abbattimento delle barriere architettoniche, risanamento del rischio sismico e risparmio energetico e eliminazione dell'amianto dove presente. È una grande soddisfazione questa, non solo perché l'ATER di Pescara ha dimostrato grande efficienza, ma perché di fatto, insieme con tutti gli altri progetti che sono in corso, dall'abbattimento e ricostruzione del ferro di cavallo, dall'abbattimento di via Lago di Borgiano, dalla riqualificazione di via Cetteociglia e di tutte le altre attività presenti come via Ricopiano, noi potremo riqualificare l'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Lo riqualificheremo strutturalmente, nel frattempo lo stiamo già riqualificando dal punto di vista della vivibilità, perché come è noto la nostra legge sta dando i suoi primi risultati tangibili e chi non ha diritto di occupare un alloggio popolare sta lasciandolo. Invito a farlo spontaneamente, perché prima o poi avverrà forzatamente. L'abbattimento e ricostruzione con principi di vivibilità e di bello dell'area attualmente chiamata Ferro di Cavallo è un obiettivo molto vicino all'essere colto, sono sicuro che nel 2022 verrà colto e anche lì toglieremo dalla città qualcosa di non sostenibile umanamente, ridando spazi di vivibilità a un quartiere periferico della nostra città che ha il diritto di avere gli stessi standard di qualità della vita di altre parti della città. Entro il 2022 dobbiamo partire con le varie operazioni, progettazione e fare la gara, ma noi pensiamo di farlo prima perché siamo partiti, quindi abbiamo già dei progetti fatti sempre all'interno definitivi, qualcuno è ancora allo studio di fattibilità, ma andremo con il definitivo anche lì e poi facciamo gli esecutivi e faremo le varie gare, quindi abbiamo un tempo per realizzare nel 2025 che è il tempo che dà il PNRR, però siamo convinti di poterlo ottemperare in maniera compiuta, chiara. Ci spostiamo a Chieti adesso, si concluderanno a maggio i lavori di riqualificazione di Piazza San Giustino, diventa esecutiva
La variante 2 al progetto, la piazza apparirà libera con un grande sagrato bianco e sarà illuminata da giochi di luce al LED. Selenia Secondi. Alla luce dei recenti rinvenimenti archeologici in piazza San Giustino, cosa cambierà per la tempistica della riqualificazione dell'area? Allora, non cambierà nulla, ho parlato con la sovrintendenza alle belle arti e al paesaggio e l'urna funeraria rinvenuta con suppellettili verrà ovviamente recuperata e insieme con la testina di Venere che abbiamo già recuperata, verrà messa in un apposito locale che diventerà un museo per le cose ritrovate in Piazza San Giustino e quindi i tempi, quindi la pavimentazione, le luci e quant'altro seguiranno i tempi previsti, ovvero sia la piazza dovrà essere ridata alla cittadinanza per il mese di giugno 2022. Speriamo insieme con l'assessore Rispoli di abbreviare di un mese questo periodo e quindi fare sì che la cittadinanza possa passeggiare su questa piazza per la festa del patrono. Rispetto al progetto iniziale, questa variante 2 definitiva per il progetto della riqualificazione va a cambiare lo scenario della piazza. Innanzitutto partiamo dalla modifica della illuminazione all'interno della piazza, dove verranno eliminati i due pali centrali e saranno sostituiti con dei fari a LED sia sui palazzi del Palazzo di Giustizia, sul Palazzo del Municipio e sia sui palazzi che sono intorno alla piazza, il Palazzo Sirolli, il Palazzo di Diluzio e il Palazzo Mezzanotte. Rispetto a queste modifiche noi abbiamo intenzione di ridare la piazza alla città modificata, soprattutto su alcuni aspetti decorativi. Dopo il blackout dello scorso 27 dicembre, i sindacati lanciano un nuovo allarme sulle manutenzioni nella El Foundry di Avezzano. I lavori, dicono, non sono più fatti in via preventiva, ma solo quando si presentano i problemi. Acqua nella clean room a una settimana di distanza dal blackout che ha paralizzato lo stabilimento per 60 minuti. Episodi che hanno rinvigorito i timori dei sindacati sul futuro del sito avezzanese di El Foundry. La perdita d'acqua causata dalla rottura di una condotta di raffreddamento è avvenuta a qualche giorno di distanza dallo shutdown dello scorso 27 dicembre. Il guasto che c'è stato il 27 ha portato con sé una serie di eventi a catena che sono a nostro avviso frutto di mancate manutenzioni e del degrado che affligge questa azienda da quando c'è questa nuova proprietà. Noi però riteniamo che sia necessario al più presto aprire un confronto e capire per quale motivo l'utile che viene dichiarato da questa azienda non venga immediatamente destinato a fare tutte quelle manutenzioni rinviate da quasi 2 anni. Quello che denunciamo e continuiamo a denunciare è il discorso che si sta facendo una gestione finanziaria di questo stabilimento piuttosto che una gestione diciamo industriale. La politica che sta caratterizzando la direzione aziendale è quella del massimo profitto al minimo costo. Si sta facendo una politica per quanto riguarda le manutenzioni che non è più quella di fare delle manutenzioni preventive, ma è quella di fare delle manutenzioni a rottura nel momento in cui proprio sei costretto a fare. E questo atteggiamento, la nostra paura è che nel tempo possa mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori di El Foundry, perché noi proviamo a fare delle domande un po' più tecniche, però ci vengono rinviate a successivi incontri, quindi sicuramente l'azienda, diciamo, sta curando un rapporto formale con le parti sociali, ma di fatto in buona sostanza non abbiamo nessuna risposta concreta e nessun dato, ecco, appunto, chiaro e tangibile della situazione. Saranno saldi all'insegna dello spendere poco quelli che partiranno domani in Abruzzo. Chieti dovrebbe seguire il trend nazionale secondo le previsioni di Confesercenti.
Iniziano domani i saldi a Chieti e le previsioni di Confesercenti, come per l'andamento nazionale, prevedono un calo, una flessione rispetto all'anno precedente. Sì, un leggero calo. Confesercenti nazionale prevede il 43% di consumatori che si rivolgeranno nei negozi fisici o sul web per i saldi, con una spesa pro capite che si aggira intorno ai 160 euro, tra 150 e 180, diciamo, in linea di massima. Come sta cambiando il commercio in tempi di pandemia? Ha ancora senso parlare di saldi? Diciamo, chi si rivolge al web ha saldi quotidianamente e con l'anticipazione, peraltro, con il Black Friday, dei saldi prima addirittura del periodo di Natale. Non so fino a che punto questo fatto di mettere questa data sia, o questo periodo per meglio dire, possa essere indicativo, però diciamo che per il momento si continua a ragionare così anche con le altre associazioni e quindi andiamo così. Non è soltanto il web però, molti negozi anticipano i saldi anche in maniera nascosta. Molti negozi, soprattutto nei centri commerciali, questo è piuttosto evidente. Noi abbiamo fatto diversi reclami sotto questo punto di vista, ma evidentemente le strutture, i grandi marchi preferiscono pagare la multa e continuare con le vendite promozionali piuttosto che adeguarsi alla legge. Per quanto riguarda invece il commercio a Chieti, Confesercenti ha in mente nuove iniziative, ce ne sono state di interessanti nel finire dell'anno che è passato. Le iniziative si sono svolte su tre piani, quello dell'antica Roma, quello barocco e poi quello dei palazzi moderni, e hanno avuto un'ottima ricezione. E il Confesercenti ha intenzione di aprire appunto un portale che si occupi proprio del turismo in città. Certo, c'è da lavorare tantissimo, perché una città, per vendersi come città turistica, non può presentarsi così random, bisognerà unire le forze. E vediamo un po', mi sembra che la giunta comunale sia orientata su questo, vediamo di lavorare tutti insieme. L'estate è ancora lontana, ma a Roseto degli Abruzzi è già scoppiata la polemica degli operatori turistici a innescare la protesta, l'aumento della tassa di soggiorno da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo paura, tanta paura, perché con gli aumenti che ci sono in generale di luce, gas e acqua, noi siamo una di quelle categorie che ha sofferto di più, abbiamo paura e siamo stanchi. Non ci stanno albergatori e operatori turistici di Roseto degli Abruzzi alle modifiche proposte relative all'imposta di soggiorno che, secondo delibera della giunta comunale, prevede non solo l'aumento ma addirittura l'ampliamento del periodo dal 1 aprile al 31 ottobre. L'emergenza sanitaria non ha risparmiato nessuna categoria in questi due anni, per questo l'associazione operatori turistici Roseto Incoming chiede al sindaco Mario Nunes l'avvio di un tavolo di confronto prima di prendere decisioni che potrebbero mettere in ginocchio definitivamente il turismo rosetano. Innanzitutto chiediamo un tavolo per discuterne e di conseguenza addirittura, se si può, non dico azzerarla, ma almeno addirittura abbassarla. Diverse località balneari, aggiungono gli operatori, hanno addirittura azzerato il pagamento dell'imposta di soggiorno, vedi Pescara, Civitanova o Viareggio, grazie ai ristori del governo per il Covid. Sì, quello è proprio un incentivo per far sì che magari il turista venga e si stia addirittura anche qualche settimana in più. Abbiamo dei comuni vicini dove lo fanno e dunque non vedo il motivo per non farlo neanche noi. Proviamoci, almeno troviamo una soluzione. Proprio l'attuale sindaco Nunes, unitamente ad altri componenti dell'opposizione, si erano impegnati per bloccare la decisione del precedente primo cittadino sabatino Di Girolamo di applicare a Roseto l'imposta di soggiorno. Battaglia arrivata addirittura sui tavoli del TAR Abruzzo, che annullò la prima delibera approvata dall'amministrazione Di Girolamo, ritenuta illegittima in un primo momento. Tassa di soggiorno poi applicata con la condizione che una parte venisse destinata per la promozione turistica. Quando sarà possibile incontrare il sindaco e l'amministrazione comunale? Spero al breve tempo possibile, perché la stagione, diciamo, è alle porte. Dobbiamo organizzarci e non essere impreparati. Dobbiamo preparare i listini prezzi e comunicarlo ai clienti. Di conseguenza, prima possibile. Sport adesso, calcio di Serie C, torna in auge il progetto di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Se ne parlerà in un incontro al comune di Pescara
lunedì prossimo, cui prenderà parte anche la soprintendente Rosaria Mencarelli. Intanto oggi la squadra riprende a lavorare in forma collettiva agli ordini del tecnico Gaetano Auteri. Andrea Costantini. Ripresa dei lavori in casa Pescara al netto dei 3 casi risultati positivi al Covid nella tornata di tamponi effettuata ieri, 2 giocatori e un componente dello staff. Tutti gli altri negativi agli ordini di Gaetano Auteri, pronti a preparare il primo impegno della stagione che sarà quello di Pesaro del 15 gennaio, salvo ulteriori slittamenti per la situazione epidemiologica del paese dopo il posticipo già deciso al 2 febbraio della seconda giornata di ritorno. Più tempo a disposizione per inserire il neoacquisto Carlo De Risio, ha già salutato la truppa Guido Marilungo, destinato al Teramo dopo il rientro anticipato dal prestito alla Ternana. Intanto si torna a parlare nelle ultime ore del progetto di restyling dello stadio Adriatico Cornacchia. Nel corso della trasmissione Replay, il sindaco Carlo Masci e il presidente Daniele Sebastiani hanno confermato che lunedì prossimo, 10 gennaio, ci sarà un incontro in comune che fa seguito a quello dello scorso 7 dicembre, cui aveva preso parte anche il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi. Abbiamo stabilito un altro incontro per il 10, dove ci vedremo con la soprintendenza, che io ho chiamato direttamente alla loro presenza. Devo dire che la dottoressa Mencarelli è stata gentilissima, abbiamo fissato questo incontro perché il tema dello stadio è legato alla valorizzazione di alcuni aspetti storici dell'impianto, e quindi il ragionamento deve essere fatto con la soprintendenza. Mi sembra che ci siano aperture rispetto al passato. Oltretutto Abodi ha portato anche degli esempi di stadi ben più prestigiosi del nostro prestigioso stadio Adriatico, che sono stati riqualificati, ci sono dei progetti in corso, e in quegli stadi la soprintendenza ha affiancato i comuni e le società che sono intervenute sugli stadi. Quindi se sono rose fioriranno, però il percorso lo abbiamo iniziato. Lo stadio è importante perché comunque è la casa della società di calcio, e se lo stadio è confortevole, se lo stadio dà la possibilità a tutti di venire anche se è brutto tempo, dà la possibilità a tutti di avere un parcheggio nelle immediate vicinanze, se ha tutti i comfort, sicuramente aiuta anche il club a crescere. Ed è assolutamente uno dei motivi di appeal che questa società può avere nel momento in cui deve andare sul mercato a cercare soci importanti o proprietari nuovi che possano venire a Pescara avendo anche un progetto. Perché poi parliamoci chiaro, non è che gli imprenditori che arrivano dall'altra parte del mondo vengono qui perché siamo belli, vengono qui perché comunque hanno in animo anche di fare business. Quindi se c'è questa possibilità, magari vengono a Pescara, se non c'è vanno in un altro posto dove c'è questa possibilità. Primi movimenti di mercato in casa Teramo: la partenza di Piacentini in direzione Modena, il probabile arrivo davanti di Marilungo aprono una sessione di mercato della quale vanno ancora compresi appieno i contorni, viste anche le questioni extracampo. L'addio di Matteo Piacentini apre il mercato invernale del Teramo, che potrebbe compensare la partenza del difensore con un innesto davanti. Quel Guido Marilungo che a Pescara ha giocato col contagocce solo 214 minuti in 9 spezzoni, ma che la Ternana riporterebbe a casa prima di girarlo ai biancorossi in prestito fino alla fine della stagione. L'innesto è di quelli sulla carta importanti. C'è da battere ancora la concorrenza della Viterbese, ma il diavolo sembra aver fatto uno scatto decisivo per assicurarsi il 32enne attaccante, che tuttavia oggi si è allenato al Poggio degli Ulivi col Pescara, seppur a parte, insieme a Galano e Rizzo. Chiaro che il suo arrivo potrebbe certificare la volontà di arrivare a giocare con le due punte, considerando che in organico Guidi a quel punto avrebbe 3 centravanti, oltre a Marilungo anche Berlige e Bernardotto. Sarebbe l'anticamera di un cambiamento definitivo nel sistema tattico? Difficile a dirsi, anche perché mancano ancora 11 giorni al ritorno in campo e gli allenamenti, viste le numerose positività, riprenderanno a pieno regime solo quando il giro di tamponi, il prossimo previsto per domani, certificherà che la rosa a disposizione è completa o quasi. Con Marilungo inoltre si chiuderebbe il mercato davanti, a meno di qualche partenza last minute o comunque non preventivata. La struttura dell'attacco inoltre serve anche per capire il destino di Rosso e Malotti, ad esempio funzionali in un tridente, meno in altri moduli, difficile la loro collocazione in un 4-4-2, men che meno come quinti di un 3-5-2. La partenza di Piacentini a livello numerico dovrebbe essere compensata con un arrivo, anche se l'accordo di qualche settimana fa con Pinto lascia comunque il tecnico con Bellucci, Trasciani, Soprano e lo
stesso Pinto come centrali. Le due coppie, dall'altro lato, potrebbero invece far supporre che la difesa rimarrà a 4 e non a 3, altrimenti ci sarebbe bisogno di qualche ricambio in più. Che poteva essere Frascatore in uscita anche lui dal Pescara, ma non proprio convinto della destinazione, e allora ci vorrà pazienza. In mediana De Grazia conferisce più ritmo, ma perde in fisicità, visto l'addio imminente di Lombardo che sarà scambiato proprio con De Grazia. Forgione dal Fiuggi può dare sostanza, Mungo invece offerto all'Avellino non ha ricevuto lo stesso gradimento delle ultime sessioni in casa biancoverde. Quando Braglia e il DS di Somma lo avevano corteggiato, ricevendo però sempre come risposta una contropartita economica ritenuta troppo alta. Adesso che per il diavolo Mungo sarebbe anche sacrificabile, gli irpini sembrano non essere più così interessati. Ma siamo ancora alle battute iniziali. Il Teramo ha tempo per farsi venire delle idee al netto di quello che accadrà fuori dal campo. Le questioni societarie indirizzeranno in maniera evidente le possibilità di operare e quanta libertà di manovra avrà il DS Federico a livello di spesa. Fortuna che il campionato domenica attende che la situazione Covid si attenui, ma dal 15 in poi, situazione epidemiologica permette, sarà una lunga corsa a perdifiato fino a fine aprile e tempo per riflettere non ce ne sarà più. E in Serie D è stato rinviato a data da destinarsi il recupero dell'undicesima giornata del campionato tra Vastese e Montegiorgio, che si sarebbe dovuto disputare domani alle 14.30 allo Stadio Aragona. Il Dipartimento Interregionale ha accolto la richiesta della Vastese, che ha casi Covid nel proprio gruppo squadra e anche sulla scorta delle indicazioni dell'autorità sanitaria ha disposto il rinvio della partita. Già ieri era arrivata l'ufficialità del rinvio del recupero fissato per giovedì tra Castelfidardo e Notaresco per casi Covid nella squadra marchigiana. In forte dubbio la disputa della giornata numero 17 di campionato in programma domenica. Nelle prossime ore il comitato interregionale dovrebbe ufficializzare lo slittamento della ripresa del campionato. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro TG6. Io vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata.